Oh, dunque, vediamo un po' di trovare questa tomba dei faraoni. Vediamo un po'. Tomba dei faraoni. Invio. Ma come? Not found? Non è possibile. Va bene, ho capito. Cercherò altrove. E beh, del resto c'è solo un posto dove posso trovare le informazioni che sto cercando. Si credono tanto fuori e poi nascondono la loro guardia generale sotto gli occhi di tutti. Bah! Che cosa ci fai qua, nella base segreta della CIA? Beh, veramente ero venuto in zona per cercare un appartamento. È una zona tranquilla, fino a un minuto fa, purtroppo. Fai poco lo spiritoso. Che cos'hai dietro la schiena? Dietro la schiena? Oh no, dietro la schiena? Proprio nulla, no. Vediamo come posso imbrogliarla questa volta, agente Silvia. Ne è sicuro? Da ben secondo? Sì, abbastevolmente. Ah, beh. Va bene. Va bene, secondo. Va bene, secondo. Me l'ha fatto un'altra volta. Però... ha perso qualcosa. Maledizione! Ho perso il foglio. Ma questo... è un nostro file, è segretissimo. Quel furfante. Devo andare a riprenderlo. Sfortuna. Ma... ehi, ma va là, va là, va là. Il Signore sia con voi, oh, potere del Signore. Passo, per caso. E così mi ha scambiato per mio fratello. Molto bene. Sfrutterò la cosa a mio vantaggio. Sempre lì per mostrarci la strada, per la luce, capito? La luce. Hai capito? È la storia, oh! Salve a tutti, sono il chiromante vagabondo. Predico il futuro alle povere persone che vagano su questa terra e li metto in guardia. Figliola, posso predire il futuro anche a lei? Beh, dato che è così bravo, faccio pure. Faccio che... sapevo, sei stato tu, non è vero? Io, e ho fatto io! Mi hai rubato la Bibbia, non fare lo sciocco con me! Commissario? Bello, me l'aspettavo! Non ci si metta pure lei! Non ho fatto niente! Adesso basta, è da tutto il pomeriggio che ti inseguo! Ma mi scusi, ma lei chi è? L'agente Silvia, del Central Intelligence Agency. La penso. Mima, ma allora tu non sei morto? E io che sto morto? Agente Silvia. Ma quella è la mia mappa. Eh già, la mappa. Beh, ora che è il mio possesso, direi che è proprio venuto il momento di salutarci, carissimo. Queste cose non sono... Commissario Rabantano! Qui è l'ispettore Bignoli! E lei che ci fa qui? Sto dando la caccia a un ladro che non ci è scappato troppe volte. E chi sarebbe questo fatuso? Va bene, secondo. Ma è mio fratello gemello! Fratello gemello? Sì, è da sempre reputato la pecora nera della famiglia. Io poi sarei quella grigio scura, Lo sta cercando anche lei? No, ma si figuri, ma secondo lei io sto cercando dei funghi, vuoi darmi una mano? Mima, ma che strano mezzo di animale! Andiamo a vedere! Non ho mai sentito un verso con l'animale così.
Sangiovese, ben sofferto. Sto sperimentando il defluire dei liquidi in accordo con la legge di gravitazione universale di Newton. E cioè? Sto bevendo. È inutile che vi facciate tanti problemi. La band, secondo, è un mio problema. Agente Silvia, è lei che ci fa qua? Chi è Lile? È l'agente Silvia dei servizi segreti. Beh, i servizi sono segreti, spiegheranno tutti ad oggi. Mi vignole però, che battuta di merda, Il commissario Lapandano sono! Abbiamo trovato la ben secondo! Mi avete sentito? Hanno trovato la ben secondo! Andiamo! Stando alle indicazioni di questa mappa che ho sudato per avere, dovrebbe essere questo l'uomo che nasconde il tesoro dei paroli. Guarda che sia un pozzo. Molto bene, eccoci qua, questo ormai non mi serve più. Allora, ci sono dei segni, poi vediamo se posizionando il bracciale di anello. Finalmente! Ma che meraviglia! Zaffi, Ludini, Topazzi! Carissimo! Chi non muore si rivede! Jack, mi fa molto piacere che tu sia vivo! Non dire stupidaggini! Forza, dammi il tesoro, così poi ti uccide! Molto gentile! E... come dici sempre tu, 1, 2, 3. La ben secondo! Questa volta è veramente finita! No, mai! Finalmente ho trovato il tesoro di nostro padre. Non te lo lascerò così facilmente. Ora basta con tutte queste sciocchezze. Ma scusa, nostro padre era un archeologo, lo diceva sempre la mamma. No, ma io quindi sarei vostra sorella? Ma che minchiate state dicendo tutte e due? Ma che archeologo! Nostro padre era mafioso! La mamma diceva che era archeologo per giustificare il fatto che non era mai a casa, in realtà era in galera. Ma il taccuino? Scusa, il taccuino era di nostro padre. L'ho visto io. Quindi il taccuino non l'hai bruciato? Ma quel taccuino non è quello di nostro padre, ci somiglia! E poi lui che ci teneva i conti del pizzo, mica i disegnetti dell'archeologia! Però fammi capire, io ho rischiato la vita più e più volte per uno sconosciuto? Mica che vorria! No, volevo dire... Quindi, archeologo? Padre, vero? Certamente! Ah, molto bene! Ma quindi... è tuo padre che ha ucciso il mio. È di te che mi devo vendicare. Avevo detto di stare buono. Oh, basta di bere rosi marrone, adesso il terrestre. Ispettore, si fidi di me, con lui abbiamo già visto che i metodi tradizionali non funzionano. Ci vuole questa. Gotta catch them all! Sono libero, incredibile. Commissario, lancio un altro. Le ho finite, porca puttana, non le ho comprate. Che devi fare? L'unica cosa che devi fare. Commissario, non è la sua giornata fortunata oggi.
Facciamo! Briscolino?